Bentornati. Allora, nella reaction di oggi vediamo Carl Böhm alle prese con la settima di Beethoven e in particolare in prova con la settima di Beethoven. Böhm è stato uno dei più grandi direttori, diciamo così, della vecchia scuola, cioè di quella generazione nata tra la prima e la seconda guerra mondiale e che poi ha avuto, come dire, nella propria carriera, anche l'incrocio con la grande discografia che è andata dagli anni 50 fino a, diciamo, a 10, 15, 20 anni fa. Böhm è morto nell'81, vado a memoria, e quindi, come dire, ha vissuto tutta quella fase. Qui lo vediamo con i Wiener Symphoniker, non con i Wiener Philharmoniker, con cui lui aveva avuto un rapporto quasi cinquantennale, pensate, ha fatto più di 400 concerti, quindi non i Wiener, appunto, Philharmoniker, ma i Symphoniker, che sono comunque un'antichissima orchestra viennese e un'ottima orchestra, con il livello leggermente inferiore ai Philharmoniker, ma comunque, insomma, una super orchestra. Siamo in quegli anni, come dicevo, in cui più o meno tutti i direttori di quell'età avevano, tedeschi, soprattutto tedeschi austriaci, avevano dovuto ovviamente fare i conti col nazismo, evidentemente. E fondamentalmente le categorie di direttori erano due, riconducibili a due categorie, o quelli che per motivi ideologici o razziali avevano preso, fatto armi e bagagli e se ne erano andati via dalla Germania, dall'Austria. Pensiamo a Fritz Busch, pensiamo a Erich Kleiber, e poi non per niente Carlos Kleiber nascerà in Sud America. Oppure gli altri che avevano lavorato negli anni in cui c'era il nazismo, e tra questi Furtwängler, Karajan e lo stesso Böhm. E non per niente, di questi tre che ho nominato, Furtwängler fu quello che pagò, come dire, le sue aderenze, simpatie, chiamatele come volete, con il regime, insomma, e venne praticamente esiliato. Altri, come Karajan e come lo stesso Böhm, se la cavarono con qualche anno, un paio d'anni nel caso di Böhm, di assenza dal podio. Anni sicuramente non facili, però è evidente, insomma, che è difficile pensare a un qualunque, ma non solo direttore d'orchestra, ma qualunque lavoratore che abbia lavorato negli anni del regime nazista. Adesso non vuol dire che avesse delle simpatie per lo stesso regime, ma quantomeno che non fosse un feroce oppositore. Insomma, questo perché comunque, bene o male, credo che, insomma, se volevi lavorare la tessera del partito, immagino tu dovessi averla, e quindi poi magari uno poteva manifestare, come dire, un maggiore entusiasmo o una tiepida adesione ai principi del nazismo, però insomma, la situazione quella era. Vediamo quindi questa registrazione, ancora in bianco e nero, nei Wiener Symphoniker, e vediamo un'orchestra tipica di quegli anni, cioè tutti uomini, innanzitutto non c'è una donna a pagarla un milione, e tutti in giacca e cravatta, o al massimo col dolce vita, proprio quelli che volevano, come dire, concedersi un momento di maggior informalità, se no tutti in giacca e cravatta, e lo stesso Böhm naturalmente dirige con la cravatta, anche se una specie di cardigan, non proprio con una giacca vera e propria, ma comunque, insomma, sempre, insomma, erano anni in cui la forma anche nelle prove aveva la sua importanza. Bene, andiamo a vederci questa prova della settima di Beethoven, e poi ci vediamo per le conclusioni. So, meine Herren, darf ich bitten, wir fangen gleich im ersten Satz an. Questo fa questa specie di saltino prima dello strappo degli accordi, che non è chiarissimo, cioè lo puoi fare quando hai un'orchestra che ti conosce bene e che conosce bene il pezzo, eh? Probabilmente lo fa per che non sia troppo quadrato. Beh, questa è una cosa che succede
Molte volte in prova bisogna fare sempre attenzione che il diminuendo non diventi un rallentando e viceversa che il crescendo non diventi uno stringendo. Il curioso qui dice al fagotto, attenzione, non fare esattamente quello che c'è scritto, fai in altro modo, altrimenti non otteniamo il risultato che vogliamo. E qui si potrebbe aprire una lunga discussione, no? Su cosa è legittimo fare di quello che è scritto e di quello che no. Pianissimo play. Molto crescendo, ogni snella zu werden. Ecco, questa è l'esatta cosa che vi dicevo anche prima, no? Attenzione in questo caso che il crescendo non porti ad accelerare il tempo, è sempre una delle cose di equilibrio a cui bisogna fare molta attenzione. Ecco, qui invece stai dicendo, attenzione, fiati, voi che suonate quelle note lunghe, una volta che l'avete suonata dovete suonarla un po' più piano, altrimenti non sentiamo bene quello che fanno gli archi sotto. Il discorso di equilibrio, evidentemente. Fa rifare perché lui sente ancora un po' di crescendo e non lo vuole. Oi, 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 oi. Allora, qui sì, in effetti, effettivamente i legni erano un po' in anticipo. Alla fine è stato un peccato veniale, una cosa che può succedere in prova. Lui probabilmente però non gliela fa passare perché vuole mettere i puntini su lei, o forse perché c'è la telecamera, non lo sappiamo. No, qui anche qui c'è un piccolo problema di verticalità che lui non gli fa passare e vuole insomma che sia corretto. Giustamente. Ecco, questa è un'indicazione molto importante che si dà dove c'è un lungo crescendo di tante battute, di 20 battute, a volte anche di più. È importante dire all'orchestra il climax, cioè il punto più alto del crescendo è qua, di modo che loro possano gestirsi, perché normalmente quando uno appena vede scritto crash o una forcella tende, come dire, a sparare subito tutte le cartucce che ha, invece i lunghi crescendo vanno sempre molto dosati. Warten mit dem Crescendo Langzeit. E qui vedete l'importanza di queste note ribattute che poi fanno da eco tra il forte e il piano. Lui cerca di rendere interessante anche una banalissima nota ribattuta. Langes crescendo, che zeitlos am Anfang. Fünf davor Bernhard, bitte. Was war das? Was war das? Nochmal. Ecco qui avete ancora un lungo crescendo che sono sempre molto difficili da ottenere e
fare in modo che siano veramente... Oh, cosa è successo qui? Vedete che la spalla guarda indietro. Perché la spalla ha guardato indietro? Cioè, non ha guardato il direttore, non ha guardato la parte, che tra l'altro sarà sicuramente memoria, ma ha guardato indietro. Probabilmente, anzi probabilmente, la spalla, il primo violino, lo fa sempre quando deve o controllare delle raccatte delle G dietro o vuole richiamare l'attenzione su qualche dinamica che non è stata fatta come avrebbe dovuto. Insomma, è sempre un po' come dire vi tengo d'occhio, quella roba lì non andava granché bene. Non andava granché bene. Poi? Per questo è un'altra cosa che si fa normalmente, si fa il levare nel tempo del nuovo tempo, quindi in questo caso ci sta dicendo quel sedicesimo, fatelo con lo stesso valore di un sedicesimo del 6 ottavi che stiamo per suonare. Ganz im tempo, weder retardando noch accelerando, nicht so stark, nicht so stark. Dafür bin ich zwar sehr gut. Fangen wir 6/8 Takt nochmal. Und erst im letzten Takt. Non fate crescendo fino alla quarta battuta del 6 ottavi. Vor dem 5. Takt, ja? Dafür bitte. 5/6 Takt. Con levare. Sehr gut so, ja, jetzt. Gut. Vedete, gesto molto piccolo, giustamente sia perché siamo in prova sia perché siamo nel piano, non serve far di più, e con la sinistra chiama gli archi. E questa cosa di buttarsi un po' in avanti la facciamo molto, proprio con tutto il corpo in avanti, quasi piegato. Allora, qui ci sono due battute vuote che lui non batte, e qui ci sono altre due battute vuote qua che lui non batte, che ovviamente gli insegnanti di direzione vi dicono che vanno battute. Insomma, è più rischioso non battere, però insomma, a questo livello si può fare senza nessun tipo di problema. E qui vi faccio notare un'altra cosa: la spalla ha girato la pagina. Allora, i leggi sono fatti da due musicisti negli archi, e normalmente è il secondo, quindi quello a sinistra della spalla, che gira la pagina. Perché l'ha fatto la spalla? Perché evidentemente ha girato la pagina prima di dover assegnato, memorizzando evidentemente quello che doveva suonare, perché c'era evidentemente una girata scomoda. Infatti poi vedrete che è il secondo che gira le pagine. Jetzt a tempo. Aber hier wird kleine. Oh ja. Hallo. Viel zu langsam. Cioè, il mio tempo. Oi, dove andate? Qui dice che lui non chiuderà dopo la corona, quindi lascerà che il suono si chiuda da solo. Però in realtà la prima volta un po' lo fa, la seconda no. Però avvisa l'orchestra che non chiuderà quella corona. Ah, che bello questo oboe, questo ritenuto bello dolce, cantato come scritto e non buttato via. Questo poi è bellissimo, questo tempo un pochettino ritenuto con i legni, bellissimo, la cosa più bella forse di questa esecuzione. Qui riprende il tempo, stato discorso, è scritto? No, ma è bello, sì, quindi. Langsam,
Urca, qui c'è un erroraccio dei corni, che però vede, su cui vedete lui giustamente gli butta uno sorriso e dice: vabbè, ho capito, è stato incidentale, quindi ci passa sopra. Lo rifacciamo. Eccolo qua. Non è ancora proprio leggendario, eh. Lo rifacciamo un'altra volta. Eccolo qua. Questo è meglio. Ma qui forse i corni sono un po' spaventati perché hanno quel brutto intervento finale, molto acuto, molto scoperto e molto pericoloso, che adesso vi faccio sentire. Quindi può darsi che già da prima siano un po' in tensione. È questo qua, è molto scoperto, molto, molto facile sbagliarlo. Bene, vediamo il secondo movimento. So, können wir gleich den Anfang vom nächsten Satz probieren, bitte ganz weich, gell? Weiches forte. Sehr gut, so, diminuendo. Ausgezeichnet. Und warten bis wir eingesetzt haben, ne? War eine Viertel noch dazu. Bene, specifica bene. Fraseggio. Ecco, qui dice ai violoncelli: mi raccomando, voi suonate la stessa cosa delle viole, ma siccome quella tematica è quella delle viole, suonate più piano in modo che si possano sentire le viole. Sono vero pianissimo. Nicht zu früh, zwei Viertel. Weg. Und jetzt immer auf den Niederschlag, den Vorschlag hier. Sehr gut so. Noch mehr ohne Akzent, gell? Ecco, qui sta dicendo come fare l'appoggiatura, ci fanno imbattere, senza troppo accento, sempre però ben articolato. Bisogna sempre specificare se le appoggiature si vogliono imbattere o levare, altrimenti qualcuno le fa imbattere o qualcuno le fa levare. Ma questo è uno dei punti più difficili da dirigere di questa sinfonia, non dal punto di vista tecnico, che è una sciocchezza, ma proprio dal punto di vista del pathos, eh? E un direttore dovrebbe sempre avere le emozioni sotto controllo. Qui è facile perdere il controllo alla macchina. Beh, lui non era uno che perdeva il controllo, ecco. Anzi, per certi versi forse era fin troppo freddo in certi casi. Ma che musica, ragazzi. Ecco qui, fare grandi discorsi all'orchestra mentre l'orchestra suona non sempre è proficuo, come cioè dare piccole indicazioni più forti, più piano, sì, ma grandi, grandi discorsi l'orchestra sta suonando, si rischia di parlare un po' nel nulla. Ecco qui, vi ho fatto lo zoom sul fatto che questo musicista guarda anche lui non la partitura, non il direttore, ma il suo collega. Questa è una cosa che si fa spesso, ma anche se i direttori ogni tanto si offendono per questa cosa, perché non guardi me, ma in realtà lo fanno per andare insieme, in certi casi per verificare l'arcata, insomma, niente di grave, però si fa. Nein, schauen Sie, Sie dürfen vor allem nicht zu spät atmen, Sie müssen vom Ton vorher
den Atem wegnehmen, sonst kommen wir auf eins. Ecco, qui sta dicendo, quando c'è una frase dei fiati, se c'è da respirare, è meglio respirare alla fine della frase precedente piuttosto che iniziare una nuova frase che diventa brutto dal punto di vista del fraseggio. Invece, il solito vecchio errore, l'ultimo quarto lo fate già piano, invece è scritto forte, il piano va dal battere la battuta successiva. Bene, ci sembra soddisfatto. Comunque signore, bella orchestra. Sì, questi battere sono sempre un pochettino. Questi attacchi sono sempre un pochettino pericolosi, eh? Insomma, c'è sempre una serie di movimenti un po' scomposti che potrebbero. Qui non lo fanno, ma potrebbero essere pericolosi. Anche qui ribadisce l'importanza, la richiesta anzi, di fare le appoggiature in battere senza sfuggire, quindi ben articolate, altrimenti si perdono. Sì, anche questo attacco non particolarmente elegante, però funziona bene. Poi questo è uno di quei pezzi, il finale abbastanza diritto, dove insomma, una volta che si è dato l'attacco la macchina va abbastanza a sola dal punto di vista dell'insieme, cioè, è veloce ma insomma è abbastanza quadrato, corni sempre, punti scoperti, rischiosi. Fa suonare molto, come vedete non dà particolari indicazioni e non ferma molto, anzi al momento non ferma per niente. Molto essenziale, però pulito ed efficace. Espressivo, di più. Suddivide anche un po', non prende rischi, giustamente. Pori, pori, pori. Vedete, non si ammazza con troppe indicazioni in questo finale, comunque lascia molto suonare, dà delle indicazioni abbastanza generiche, insomma non c'è nessuna perla di saggezza, ecco, diciamo così. Vediamo come va il finale. Come vedete, ovviamente sì, insomma, ha la partitura davanti, ma la sa a memoria, ovviamente.
proposito della memoria che dicevamo la settimana scorsa, no? E di fare le prove a memoria o meno. Ripeto, non dà particolari indicazioni, insomma, è vero, insomma, che comunque l'orchestra va molto bene da sola, non ci sono grandi cose da correggere qui. Una volta che è sistemato le dinamiche, il tempo è giusto, è musica talmente ben scritta che funziona sempre comunque. Ci avviciniamo al finale. Pimpra, pimpra, pimpra. Altro punto impegnativo per i corni, soprattutto esposto, forse più che impegnativo. Cosa dire di questa prova che abbiamo visto? Innanzitutto lasciatemi spendere due parole sulla settima, che è veramente un capolavoro indicibile, anche perché sa coniugare, a volte anche all'interno dello stesso movimento, pensiamo solo al primo, un incredibile dramma, un incredibile pathos, e al contempo nell'arco dello stesso movimento anche un'incredibile gioia. Non per niente, ricordate, l'apoteosi della danza veniva definita la settima. È veramente una di quelle sinfonie, non è particolarmente difficile dal punto di vista tecnico da dirigere, insomma, è abbastanza quadrata e non ha problemi particolari, ma sta di fatto, insomma, che è uno veramente delle grandi montagne che un direttore deve scalare più volte nel corso della vita. L'esecuzione è buona, è sicuramente un'ottima esecuzione, anzi, perché comunque l'orchestra è molto buona. È un'orchestra un po' ingessata, se vogliamo, no? Cioè un po' quadrata, un po' seriosa. Mi dà l'idea di un'orchestra di soldati guidati da un austero generale, quale Böhm era. Ecco, insomma. Per cui in questo senso, pur essendo l'esecuzione molto valida dal punto di vista musicale, non ci sarà quello, insomma, quello che tirava fuori per esempio un Carlos Kleiber, no? dalla settima, veramente quella vitalità, quella gioia incontenibile. Però proprio devo dire che Böhm era un direttore diverso fondamentalmente, proprio per approccio, per filosofia, sempre molto controllato. Qualcuno diceva che era un eccellente Kapellmeister. In questa definizione non c'è in realtà un grande complimento, cioè, come dire, uno che fa bene il suo lavoro, bravo, cosciente, preparato, pur senza fare sfracelli. In realtà ci sono tanti autori che Böhm ha diretto in maniera eccellente, non solo buona, a parte Beethoven, Schubert, Mozart sicuramente. E non dimentichiamo mai il rapporto privilegiato che ebbe con Richard Strauss, di cui diresse molte prime, di cui diresse molte musiche, insomma. Quindi magari questo potrebbe essere lo spunto per un prossimo video. Scrivete nei commenti cosa ne pensate della direzione di Böhm su questa settima di Beethoven. Se non l'avete ancora fatto, dovete iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, ma soprattutto un commento, e noi ci vediamo al prossimo video. Non mancate.